Iniziamo così, no. Allora, fa caldissimo, 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 quindi che dobbiamo mangiare? Qualcosa di fresco. L'insalata greca, proprio la faccio io per me a casa mia. La classica qual è? Cetrioli, feta, origano, pomodoro e le olive, le kalamata, quelle che usano proprio i greci. Io la faccio in questo altro modo, ci aggiungo lattuga, peperone, basilico, peperoncino, quello dolce, peperoncino dolce e l'olio, tanto olio e i capperi, capperi sottosali dissalati. Quindi iniziamo subito. Pomodori, prendo sia chiamone che piccadillo. Quindi, sentite musichetta? Guardate che belli questi qua. Fanno anche un po' da arredo, no? Arredano, sono quei pomodori che arredano. Tu ce l'hai così che fai, arredano molto. Sono belli. Poi andiamo con quest'altri, già tutto quanto lavato. Quindi adesso i pomodori incominciano ad essere quelli veri, profumati, buoni. Compriamo adesso i pomodori, no? Perché sai cosa vedo al mercato? I broccoli. Ma i broccoli a giugno, ma siamo stati i broccoli a giugno. Vabbè, andiamo avanti. Metto qui dentro questa nostra bella, guardate i colori, meravigliosi. Allora, poi dopo, peperone giallo. Allora, ragazzi, queste sono tutte vitamine, mangiamo, mangiamo, questa verdura aspetta a noi, vai, così. Allora, sempre un segretino, tagliatelo dall'interno, così, perché sennò se lo tagliate dall'esterno dopo un po' si schiaccia, non si taglia più. Poi coltello a sega è la cosa migliore, così. Vado con dei dadini piccoletti, sempre a sega, cetriolo, oh. Guardiamoci negli occhi, non possono essere mosci, quindi li dovete toccare, devono essere scrocchiarelli, se non sono scrocchiarelli non fanno per noi, ok? Perfetto. Adesso a me piace far così, li peliamo se volete col pelapatate, poi tagliamo così. Io quando dico coltello a sega dico questi sono coltelli a sega. Allora, se volete fare i raffinati, se volete fare i sciccosi, potete, e se sono troppo grandi i cetrioli, fate così, togliete la parte dentro se volete, quindi levate i semetti all'interno. Poi, sentite musica, vado così e vai. Quindi, vedete? Così. Per la patata è fantastico per i cetrioli, eh? Peperoncino, assaggiate sempre. Adesso ci sono peperoncini che sono leggermente dolci, non sono piccanti. Questo pizzica, aspetta un attimo, piccolo, piccolo, così vado. A me piace un po' di piccante, così, piccoletto, piccoletto, vai qua dentro. Guardate che insalata, ricca, vitamina C a volontà. Poi, allora, lattuga, come fa mamma? Si lava, poi si mette nel canavaccio, così si fa asciugare bene e la lattuga così, a pezzetti così, ok? Strappata con le mani. L'amore. Allora, se trattiamo bene le cose, faremo dei piatti bellissimi. Se trattiamo male, non hanno sapore, pure loro s'arrabbiano. Quindi, così. Capperi. Allora, io l'ho mangiato in Grecia addirittura con le foglie di cappero. Ecco, Mario Muro, a te te la diamo. Buonissima, se le trovate le foglie di cappero sono squisite. Poi origano a volontà, bello, tanto. Poi olive, eccoci, olive a volontà. Io uso queste qua, così mangiamo tutto. Le nocciolate sott'olio, taggiasche, ecco qua, mamma mia che bontà, caricate. Poi metto anche un po' di basilico strappato con le mani, così. Mario, un attimo, un secondo. E adesso la feta. Questa è proprio bella. Ragazzo. Allora, così. La sbricio tutta, così, con le mani. Mi raccomando, la feta originale, quella vera. Poi, olio, sommariva, buonissimo, olive taggiasche, vai. E adesso queste le mani,
le mani, guardate qua, seguite, il sale non l'ho messo, mamma mia che bontà, ma come sarà? Bah, non lo so, bah, vediamo un po' se c'è bisogno di sale, mamma mia, guarda che bella unta, vado, mi sciacquo un attimo le mani, pronti? Buona, capito? Buona da morire. Questa è insalata. Se ci vogliamo fare insalata, una cosa di fresco, questo è buonissimo. Come sempre, economica di stagione, tanto tanto buona. Io ho insalata greca di Casa Maiola, questa è di Casa Maiola. Che bontà. Vi è piaciuto questo video? Certo che sì, era bellissimo. Quindi iscrivetevi al mio canale, così non vi perderete mai più un mio video. E poi commentate, che mi fa impazzire rispondere ai vostri commenti. E poi i like. Oh, e dopo se la mossa questi like. Un bacio e un abbraccio a tutti. Muah.